Un monaco buddista che percorreva tranquillo la strada che portava al suo monastero sui monti fu sorpreso da un orso famelico. Con quel bestione alle calcagna, il monaco cominciò una fuga trafelata, ma improvvisamente si trovò sul ciglio di un burrone. Era di fronte ad una scelta inderogabile: o buttarsi nel vuoto o lasciarsi raggiungere e divorare dall'orso. L'orso si avvicinava e già arrotava le formidabili zanne. Il monaco si buttò nel burrone, ma riuscì ad afferrarsi ad un ramo che sporgeva dalla parete rocciosa, che strapiombava nel sottostante baratro. Spinse lo sguardo verso il basso e scorse una tigre affamata, con le fauci spalancate, ferma in attesa che lui cadesse. Così il povero monaco se ne stava aggrappato al ramo, mentre sopra di lui un orso tentava di attagliarlo e quindi aspettare per mangiarlo, e sotto di lui una tigre era lì in agguato. In quel momento due topolini, disturbati da tutto quel fracasso, uscirono dalla loro tana e cominciarono tranquillamente a rosicchiare il ramo a cui si reggeva l'infelice monaco. La situazione, inutile dirlo, era disperata. In quel momento il monaco scorse accanto al ramo un cespuglio di fragoline selvatiche con alcuni frutti rossi, maturi, succosi, pronti insomma per essere mangiati. Allungò una mano, ne colse due, se li mise in bocca e li gustò esclamando estasiato: che buoni, che sapore delizioso. Nessuno può trovarsi in una situazione così disperata da non avere neppure un motivo di gioia. Saperlo scoprire è frutto di forza d'animo e di umorismo. Un furfante, condotto un lunedì al patibolo, disse: questa settimana comincia davvero bene.